zoom di merda così con il jumpscare. Perché? Ma cos'è? Ma che schifo, è un feto. E piange. È inquietante. Fammi uscire. No, no. Non c'è un cazzo qua. No, no. Cazzo c'è qua? That's too disgusting to touch. C'è una chiave nel cesso. Ah, gli fa schifo mettere le mani. Ma vai a cagare. Dai, cazzo, devo trovare. Ah, i guanti, prendi i guanti. Ok. Ok. Ufficio del dottore. Smettila di piangere, bimbo sudato. Non può. Smettila. Vai via, non ti buggare. Chiudi sti sportelli di merda. Vai via. Da dove arriva quel feto? Dipende, perché un feto arrivava dal gabinetto probabilmente. Il feto non lo so. Sicuramente. Comunque abbiamo la chiave per l'ufficio del dottore. Il nostro ufficio in teoria. Il problema è come cazzo andare. Quello che ti fanno fare avanti e sempre sbaglio sempre sto cazzo di armadio di merda. Qui non posso fare più nulla. Ho preso tutto. Questa è chiusa. Qua c'è un rumore bellissimo in sottofondo. Qua è tutto a posto. Ah, coso cafete. Bravo. Che poi no. It sounds like it's coming from upstairs. Cos'è? Viene da sopra? Mario, ti prego, abbi pietà. Che è successo, ragazzi? Come mai si è levato il suono così? Si è messo qualcosa nell'armadio. Raga, io ho visto che è entrato qualcosa nell'armadio. Perché devo aprirlo? Questa non mi fa proprio interagire. Madonna. Sai! Huh? The lights are out again? Nothing. È proprio il gioco che è bugatissimo. Quindi che cosa è successo? Tutto qua è successo, è scappato quello. Mi fa perdere il filo sto cazzo di gioco. Proprio funziona male su, come tuo padre. Suo padre funzionava male. La cartina è questa. Ma sì, c'è il frigorifero in effetti. Chiudi il frigo. Madonna. Oddio. Penso sia ritornata la luce. Adesso. La croce, la croce. Il diavolo è qui. Gira. Mamma mia, raga, guarda, l'ha lasciato a terra. C'è una chiave. Arc door, perfetto, possiamo riandare lì. Che cazzo è? Vedo un cazzo. Di lì. Dai, 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 niente. Può impedirci il nostro arrivo. Parte una lampadina. Vado. Arrivederci. Mamma mia, questo punto, raga, se quello di prima era allegro, questo è proprio allegrissimo. Non andare, Sly, non andare. Qua è tutto chiuso a chiave, cassetti vuoti, apri questo. Niente di particolare. Oh, che bello. Io lì non ci vado. Manco se me la succate. Manco se me la succate. E questo? Non è manco tardissimo, eh? Sono le 11:10 ancora. Siamo ancora in tempo. Ma che ora sono nella realtà? Mica sono. È quasi. Ma è l'orario del gioco, no? È sempre fermo questo qui. Che è quasi l'orario. Quello vero. Attenzione. La croce, era questo. Madonna. Niente, c'è qualcosa che tralasciamo, ma non so cosa. Là sotto ci vuole il giravite, ma noi il giravite non l'abbiamo trovato, quindi è impossibles. Impossibles. E qua?
Ma vaffanculo, ecco dov'era la chiave della cosa, era tipo una credenza. Qui ho usato la chiave, ma non c'è un pene però. L'ho riusata, però non c'è un cazzo. Completamente inutile sta roba. È impossibile. Apre anche questo, serve una chiave. Serve una chiave. Cos'è? Per sempre felici insieme, Angelo e Laura. Quindi quello lì sono io. Attenzione, sono un pelato. E quella penso sia Camilla, nostra figlia. Non mi dire che dovevo fare questo piccolo passaggio qui. Mamma mia, che rumori! Non ce l'abbiamo più quella chiave, quindi l'abbiamo utilizzata. Ma com'è possibile che c'è una chiave? Sentire un porno nel bel mezzo di questa situazione non è il massimo, raga. Però ha il suo grande perché. Aspetta, quanto mi tolgo il dubbio, vado a controllare l'ultima volta qua. Niente. Va bene. È arrivato il momento di riandare in cucina. Allora, un'altra cosa che controllerei, che abbiamo controllato tutto praticamente. C'è il cruciverba, raga, tipico delle case delle nonnette italiane. Il giravite, madonna. Il serpice di 10 mesi, amore mio. Apri sta roba. Bardo mio, grazie del follow. Grazie del no. Bardo mio, grazie del follow. Aspetta che adesso c'ho. Bardo mio. Grazie brother per avermi bottato. Salutami mamma però, mi raccomando. Controlliamo per bene. Andiamo qua in preda al panico. Sempre più allegro però, raga, eh? Sempre più ci sta. Ci sta. Proprio si vede comunque l'armonia che vogliono trasmettere al videogiocatore. Io però devo farmi una sigaretta, raga, un attimo. Minchia. Ah, sì. Sì, ho già capito. Allora, raga, qui vi dico subito una cosa. Io in teoria mi ero spoilerato il codice di sta roba, perché si ottiene il codice, non so, perché ho visto un video su YouTube, raga, perché stavo impazzendo la prima volta che ho fatto sta roba. Il codice si ottiene guardando ste robe qua, e non so con quale calcolo, perché era inglese quello che l'ha fatto, non so con quale calcolo poi lui giunge alla conclusione di trovare il codice tra questi numeri, ok? Non so come abbia fatto, diciamo, insomma, c'è qualcosa dietro. Fatto sta che io il codice, se non sbaglio, lo so già per aprire questa porta. E il codice, se non mi ricordo male, è 1, 2, 5, 7, 9. Mi pare che era questo, eh? Madonna! E qua esce! Oddio, aspetta! Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. E però non ha manco... Oh, non vedo un cazzo adesso. Dove cazzo è? Accendi la luce. Blocca la porta delle celle. Come cazzo la blocco la porta delle celle? Ma mi sta inseguendo? Attenzione, buon uomo. Oddio, ma lei è bellissima. Oh, porca puttana. Mamma mia. Però ha una voce un po' maschile per essere una donna. La vedo un pochino... maschiaccia, diciamo, diciamocelo così. Fortunatamente quella donna lì, quella sottospecie di donna, cammina come i granchi, va laterale, quindi abbiamo quel vantaggio tattico. In teoria all'interno di questo posto ci sono 4 assi di legno. Dove cazzo sono? Il problema è trovarle. Eccola, una è qua. Ne dobbiamo trovare 4 di queste, adesso 3. E in tutto questo c'è lei, che dove cazzo è? Minchia, ma questa qui è la mia torcia, ma fa cagare, dov'è? The Wish? Ma buongiorno, signorina, come va la vita? Sono le altre.
Vado di qua, seguo il sangue. Di solito il sangue indica le vie. Lo sapevo! Bravo sangue! Dovrebbe essercene... Però, porca puttana, vi stavo facendo un complimento al culo, eppure si incazza, raga, le donne di oggi. Tavola! No! No! Cosa inutile. Cosa, capete? Vai via! Ma scusa, ma io così la... Ma veramente così si contrattacca? I will take you. Certo, vive in questa cella da 125 anni, ha un coltello in mano, però si vede che è una ragazza per bene. A giudicare dagli abiti, è pure scappata da un ospedale psichiatrico, da un manicomio probabilmente, però è una ragazza a posto, raga, non bisogna giudicare un libro dalla copertina, ricordatevelo. Qua c'è del sangue. Un'altra sa... La tizi... Tensione... Tiziana, la capa... Che regalo! La capa di merda! Che mi fai girare in un momento in cui non posso, hai capito? Per una sub sono morto. No, no, grazie. Vai via, Satana. Che com'è che non riesco? Posso fumare una sigaretta con calma? Porca puttana, non fumavi tu quando eri stressata? L'ultima! Godo! Yes, now I can block the cellar door. Sì, yes. Adesso, dove cazzo si saliva? Porco di... Madonna, raga, mi sono cagato! Senza suono, a tradimento, lurida put... Ma dai, corri! Corri! Veloce! Metti le tavole, metti, barra tutto. I'm safe. For now. Madò, raga, vi giuro che non me l'aspettavo. Raga, senza audio, capisci? Quanto è brutto. Cioè, non, è bastardo. Madonna. Questo è il minimo ormai. Se la miri, magari compare il suono che ti sta inseguendo, ma se tu non la stai guardando, il gioco in silenzio te la fa comparire, capito? A sto punto... Cos'è? Proviamo di nuovo a uscire? Ma come oggetti noi non abbiamo niente, abbiamo soltanto la stanza dell'ufficio. Ah, qua non c'è scritto più... No, sarà la pizzeria. Detective Toscani. Signorina, buongiorno. Ciao, sono Angela. I dug a little deeper and now we have the doctor's patient list. Mamma mia, traumatico. Yeah, I don't know if there's a fax machine here. Listen to me, Angela. I found the secret passage. Inside there was a maniac who tried to kill me. For now I've got her trapped behind the cellar door. Non so perché la voce del protagonista si sente tipo destra sinistra come se now. I'll try. Se laggasse. But we got problems here at the police station. We're stretched thin as it is. Someone detonated a bomb nearby. And we're trying to figure out what's going on. Okay. In the meantime, I'll try to find a fax machine. I have to understand why that monster was down there. Magari non fumasse da sola. Allora, cerca il numero fax. Il numero... Madonna mia, sta sigaretta. Vabbè, sarà nel mio ufficio, però, per forza. Dobbiamo andare sul nostro ufficio, ma il nostro ufficio è da qualche parte qua. Il gioco dovrebbe farti aprire un paio di porte, in qualche modo. Per esempio, no? È l'unica porta che non volevo sia... Questo è il momento in cui potrei chiudere la live pure andare avanti. Mamma mia, tu sei proprio pelato. Oddio! Allora, guardiamo le cose per come stanno. Cerchiamo di essere realisti. Da un lato abbiamo un pelato con un machete, dall'altro una donna con il coltello.
Quanto pena quella. Dai, dai, sentiamo dalla donna. Abbiamo barrato, non mi dire che è pass... Perché stanno girando un porno lì, raga? Ma quindi c'è quello lì... Qualcuno ha bloccato la... Camilla, se sei tu... È una palla. Non è lì che sbatte. È una palla, è una palla, è una cazzo di palla. Se tu ti avevo detto che eri una bambina Madonna. Una super tela. Attenzione. Molesto, grazie dei bittoni. Oh, oh, il mio ufficio. Oh. Accendi la luce. Minchia luce. Bellissima luce. Oh, c'è di pure. Oh, è molto più accogliente. Allora, che cosa abbiamo qua? Intanto abbiamo... Oh, un'altra cosa per le cassette. Però no, non posso. Qua serve una chiave. Qua si può aprire ma è vuoto. Abbiamo diversi quadri. Il cervello umano. Vabbè, io ero uno psichiatra. E sono io questo qui, quando avevo i capelli. Mamma mia, guarda che uomo. Guarda che sguardo. C'è Madre Teresa. Qua non c'è nulla. Suoni incredibili ogni volta. Vediamo dall'altro lato. Allora, vuoto. Vuoto. Quello di medicinale, roba così. Fornitura di un mogano. Ma che cazzo me ne frega? Vai a cagare. Una chiave. Qua non c'è più niente. La chiave cosa serve? Vabbè, qua è il mio ufficio. Vabbè, cose, kit medic, band, pazienti, pazienti 65 70 70 75 75 80, documenti personali, però è tutto chiuso, la mia chiave non serve un cazzo. Cos'è? Promemoria per il codice, il secondo nome di Camilla è, che cazzo ne so, è tua figlia? No, non è mia figlia. Però abbiamo trovato una chiave, magari questa chiave apre il cassetto che era qui chiuso. No. Che chiave è? Ah, closet, la porta davanti. Che bel posto. Ah, ho messo la scala, ok. Apri. Portafoglio. Ho trovato il mio portafoglio. Fammi vedere il portafoglio. Apri, no? Ok. Cos'è? Ho trovato un documento. Oh! Angelo De Santis, sono un cazzo di psicologo in via Pappa 18 a Torino mi trovo. E il fax ce l'abbiamo, 011 73 15 32. Coffee. Vabbè. Posso andarmene da qui? Madonna, devo girare dall'altro lato. Ah, guarda qua, per il contributo dato nell'avanzamento della ricerca della divulgazione di una cultura psicologica basata sulla creatività e l'espressività della persona e sull'uso dei metodi attivi per la formazione personale e di gruppo, conferiamo al professor Angelo De Santis il titolo di testa e minchia dell'associazione italiana. Non posso fare questo telefono, il personaggio è troppo coglione, non può. Qua serve una chiave. Ma non è che qua c'è qualcosa tipo, no? Non si può aprire. A
meno che magari abbiamo dimenticato qualcosa. Ma si... aspetta, raga. Madò, mi è venuta un'idea malata, raga. I feel strange. Vai a cagare, va. C'era una chiave dentro quel coso. Che chiave è? Ti prego, va, aiutami. Sarà per qua, forse, sicuramente. No, qua no. Però, in teoria, se non sbaglio, la chiave che abbiamo trovato dovrebbe aprire forse questa porta, allora. Okay.